Putti che valgono doppio per l'Igea Marina che all'Igea Stadium batte con risultato all'inglese la seconda della classe del Duca Ribelle alle prese con diversi titolari che si accomodano in panchina a causa noie muscolari, ma va dato atto che l'Igea Marina è tutt'altra squadra rispetto al girone d'andata, specie tra le mura amiche, prova di grande carattere e testa alta fin dalle prime battute per la squadra di Andrea Gavagnin, direzione di gara affidata a Barbolini di Modena che ho adiuvato da Topo e Medri della sezione di Cesena. Si parte con un bacio regalato in tribuna da una super tifosa, quasi a dire che la partita sarà bella e avvincente. L'Igea Marina che cerca punti salvezza per tirarsi fuori dalla zona rossa. I del Duca Ribelle, consapevoli della forza del Ronco, cerca di rimanere in scia fino alla fine. Inizio subito con polemica. Della Rosa entra in maniera scomposta su Zoffoli. Si sente l'urlo da parte del difensore e i tifosi del Duca vorrebbero che il pallone fosse gettato fuori, ma i protagonisti in campo non la pensano alla stessa maniera. Allora viene fuori che in uno scambio di cortesie la butto fuori io, la butti fuori tu. L'azione prosegue con l'Igea Marina che arriva in area avversaria. A bella vista serve Venturi, appoggio di prima intenzione del numero 6 per la corrente Mima, che in girata non tradisce l'appuntamento con il gol. Il del Duca Ribelle ha la forza di rispondere nell'immediato. Il tiro di Petricelli viene smorzato in corsa sopra la traversa dal compagno Nisi. È ancora l'Igea ad andare vicino al raddoppio. Pirini pesca bella vista che viene colto in posizione di offside. Nulla da fare. Da punizione Zitarcuce viene anticipato. Il pallone carambola sul piede caldo di Petricelli, tiro che termina sui cartelloni pubblicitari. L'Igea risponde direttamente dall'angolo battuto da bella vista. Brighidi con il pallone dall'altra parte. Tacco delizioso per la botta di prima intenzione di Loi. Pallone sul fondo. Zitarcuce, servito dal compagno, si muove egregiamente, ma il suo tentativo viene svettato in corner dalla retroguardia di casa. In chiusura di tempo è Teodorani a combinare la grossa. Rinvia Sbilenco con il pallone recuperato dai giocatori dell'Igea Marina che azionano l'arma del contropiede del volare in porta. E nella settimana di Sanremo, appena concursasi, è i Brighi che gettando in rete il pallone del 2-0 si esibisce recitando il testo di Domenico Modugno con riferimento alla canzone Volare. I ragazzi di Montanari non mollano. Lo scambio tra Zoffoli e Candoli, di nuovo Zoffoli, porta al traversone per la giocata di Gazzoni. Pallone fuori misura. Finale di tempo con due conclusioni cercate verso lo specchio della porta dopo la di Nisi. Una termina alta, l'altra reca più di un brivido all'attento Berardi. Solo esterno della rete per lui, mentre al primo minuto di recupero Brighi inventa per Mema che manca la deviazione vincente sotto misura. Squadra riposa sul 2-0. Ripresa ad alta intensità, punizione per i del Duca Ribelle. Forti insegue il pallone scaricandolo nei piedi Mazzarini. Anche in questo caso mira da registrare. Va vicinissimo invece di aprire i giochi Zitarcuce che si lamenta per una strattonata, ma l'arbitro fa segno di proseguire, mentre dall'altra parte il Folletto Bellavista scaraventa la sfera tra i guantoni di Teodorani. Proteste ospiti che proseguono quando il neo entrato Dumitri serve dalla parte opposta a Zoffoli che viene fermato così da Della Rosa. Si prosegue anche in questo caso. Da calcio piazzato Mazzarini pennella per Nisi. Berardi sventa a suo modo. Pirini invece prova l'effetto sorpresa da calcio piazzato, il suo assist viene raccolto dal compagno con conclusione centrale. Poco dopo il contropiede di Bellavista viene sprecato così dal compagno, mandando su tutte le furie il Folletto in maglia numero 7. Mazzarini invece continua a spingere, Zoffoli risponde presente, pallone sporcato e Nisi inventa l'acrobazia che fa gridare al gol, pallone anche in questo caso fuori. È la volta di Dumitru che recupera la sfera, serve Nisi che sul più bello viene murato dal difensore avversario con comoda presa per Berardi. Nel finale vengono allontanati anzitempo dal terreno di gioco dopo una scaramuccia nei pressi del fallo laterale, sia Ricci da una parte che Tiranti dall'altra, con la gara che non riserverà più nessuna emozione. Al fischio finale Igea Marina 2 del Duca Ribelle 0. Vittoria che, visti i risultati odierni, per l'Igea Marina vale doppio, per il del Duca Ribelle secondo stop in questo 2019, ma per Montanari una amara consolazione. La sua squadra non smette mai di giocare nonostante il doppio svantaggio.